che siamo stanchi, un periodo carnevalesco, quindi. Quindi passerei alla pratica numero 7, variante semplificata regolamento urbanistico per la trasformazione in località Lirica Maiori di un'area non pianificata a sensi dell'articolo 105 della legge regionale 65/2014. E previsione decaduta in area classificata come area protettata di interesse comune pubblico di uso pubblico di cui all'articolo 21 dell'NTA del regolamento urbanistico adozione. Purtroppo il timer ha avuto un piccolo problema, abbiamo il timer laggiù nell'angolo, quindi invito il relatore a rispettare i tempi. Il Consiglio Comunale conosce già questa pratica perché approvò l'avvio del procedimento. Adesso arriva la vera e propria variante al regolamento urbanistico e il Consiglio Comunale è chiamato ad adottarla con la precisazione che per ragioni tecniche si rientra in una procedura semplificata in ragione della quale, qualora successivamente all'atto d'adozione non ci siano osservazioni entro 30 giorni, la pratica diventerà immediatamente definitiva senza necessità di ritornare in Consiglio Comunale. Qualora invece ci dovessero essere osservazioni, ritorneremo in Consiglio Comunale per valutarle e fare l'approvazione definitiva. La variante è anche possibile nella fase transitoria che viviamo, cioè successiva all'avvio del procedimento relativo alla formazione del nuovo piano operativo, perché è una variante considerata di interesse pubblico ed infatti ha ad oggetto, come appunto sapete perché avete già votato l'avvio del procedimento, la previsione di un'attrezzatura pubblica di interesse collettivo nella zona del Secco, diciamo nell'area che sta a cavallo fra la scuola superiore e la Misericordia, in una parte di quell'area, per la realizzazione di un centro cosiddetto del dopo di noi. Il soggetto promotore della richiesta è l'IPD, associazione che insomma voi tutti conoscete molto bene, insieme alla Misericordia di Lido di Camaiore, che fa parte della proposta di comparto perché interviene, diciamo, per una piccola striscia di terreno utile, diciamo così, a disimpegnare l'edificio costruendo. La variante ha ad oggetto solo e soltanto questo, la realizzazione di una attrezzatura. La norma che inseriamo nel regolamento urbanistico la potete trovare in uno degli allegati, in particolare l'allegato E. Noi inseriamo all'articolo 21, che è l'articolo appunto dedicato alle aree per le attrezzature di interesse comune pubblico o di uso pubblico, una previsione specifica che prevede la realizzazione dell'intervento che dicevo e che si traduce nella realizzazione di un immobile che avrà, diciamo, al massimo questo tipo di caratteristiche: altezza massima 7,50 m, volume massimo edificabile 1500 metri quadrati, superficie fondiaria massima 1500 metri quadrati, i parcheggi previsti per legge dalla 122 dell'89 e 1000 metri quadrati di verde. La previsione normativa è quella di un permesso di costruire convenzionato, perché poi la convenzione dovrà prevedere, diciamo così, gli strumenti attraverso cui il comune si fa, diciamo, controllore e regolatore di tutta una serie di aspetti legati all'uso. Che cos'è il dopo di noi lo sapete, ne abbiamo anche parlato quando si fece l'avvio del procedimento. Sono servizi a favore appunto
di ragazzi, soprattutto nel momento in cui appunto dovessero trovarsi in una condizione, insomma, di solitudine, diciamo, rispetto alla loro condizione. Questo è quanto, non c'è altro da aggiungere, ovviamente sono qui a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie Assessore, apriamo la discussione, ci sono richieste di intervento? Se non ci sono richieste di intervento, passiamo alle repliche. No, niente replica chiaramente. L'assessore credo che non ha bisogno di intervenire, il sindaco no. Dichiarazione di voto. Qualcuno? Consigliere Bertola. Solo per annunciare il voto favorevole da parte nostra, poi magari rivedremo l'altra, perché so che prossimamente ci sarà anche un altro problema da esaminare per quanto riguarda la non costruzione della caserma dei carabinieri e la misericordia del Lido, che credo abbia chiesto di fare interventi di tipo diversi, magari quelli se ne tratteremo in consiglio comunale. Non è stasera qua, ma so che però arriverà anche quella. Su questa noi esprimiamo nostro parere favorevole. Consigliere Erra. Ma votammo già l'avvio del procedimento a suo tempo, perché ritenemmo questa opera pubblica importante per quelle persone meno fortunate di noi nella vita. Quindi noi eravamo contenti se questa pratica fosse venuta anche prima, avremmo votato. Tant'è che mi informai anche col presidente proprio dell'AIPD per capire a che punto stava la pratica, e mi fa piacere che dopo 15-20 giorni da quando io telefonai al presidente dell'AIPD, perché li telefonai, mi fa piacere che abbia trovato soluzione. Pertanto noi di Forza Italia esprimiamo parere favorevole. Grazie. Grazie, consigliera Maineri Federica. Ok, si è ristabilito, va bene. E, soltanto per dire che appunto in commissione, come insomma, si intuisce anche dagli interventi dei colleghi dell'opposizione, la pratica è passata all'unanimità, quindi con il voto favorevole di maggioranza e opposizione. Io credo che sia un atto importante questo, e che sia molto importante che sul nostro territorio venga realizzata una struttura di questo tipo, che è veramente molto importante non solo per i ragazzi che ne usufruiranno, ma anche per le famiglie di questi ragazzi, perché appunto la legge sul dopo di noi e il dopo di noi, che è nato da ANFAS, un'associazione di diciamo, famiglie che hanno soprattutto ragazzi con disturbi mentali prevalentemente, però ovviamente ne possono usufruire tutte le associazioni e i ragazzi che hanno disabilità. È una legge molto importante, e credo che vada sottolineata l'importanza appunto che il nostro territorio sia un territorio dove sorgerà una di queste case famiglia, proprio per accompagnare questi ragazzi nel momento in cui il loro nucleo familiare magari non ci sarà più e si troveranno anche in contesti di solitudine. Quindi ecco, votiamo indubbiamente favorevolmente questa pratica, anche con molto orgoglio. Grazie. Grazie consigliera Maineri, ci sono altri consiglieri comunali capigruppo che chiedono la parola? Mettiamo allora in votazione la pratica. Variante semplificata regolamento urbanistico per trasformazione località di Rica Maiore di area non pianificata ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 65 del 2014. E per previsione decaduta, un'area classificata come area per attrezzamento di interesse comune pubblico di uso pubblico di cui è l'articolo 21 della NTA del regolamento urbanistico. Adozione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La pratica è passata all'unanimità dei presenti col voto favorevole. No. Non regolamento.
Tanto nel più ci sta anche il meno, quindi mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità della pratica. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? Come prima. Allora, il Consiglio Comunale termina, ricordo ai capigruppo che ci vediamo venerdì mattina alle 9 per un Consiglio Comunale, probabilmente la settimana prossima, probabilmente